Ed eccoci su Pokémon Infinite Fusion. La scorsa volta ho battuto Misty, quindi ora tocca andare a battere anche Lit Surge. Ma per battere Lit Surge o Luogotenente Surge, chiamatelo come vi pare, bisogna andare a prendere la MN Taglio. E infatti non ce l'ho. Attenzione, abbiamo già una nuova evoluzione contro un allenatore. Cypix. Attenzione a Magkid. Wow. Un po' particolare, eh. Pika Sprout, bellissimo. Sicuramente stanotte l'avrò nei miei incubi. Pikapok. Allora, sarebbe anche carino se non fosse inquietante. E Pikaduck, che è carino, dai. Non è male. Attenzione perché Rattman si evolve. Mio Dio, che roba diventa ora. Wow. Ah. Fusione del giorno. Eccoti qua, più presto del solito oggi. Spaventosamente bello. Guardalo. Cioè, guardala. Pronomi. Spirtle e Pidgey. Spirtle, bella. La tartaruga ninja con la faccia pelosa. Si è fatta crescere la barba. Ma tutto lo schermo occupa. Stai buono. Ed ecco qua. Metagy si evolve e vediamo qual è la fase, lo stadio finale. Battergy. Non so cosa mi aspettassi, Però, boh. Abbiamo anche Clefri. Oh, però! Belle le ali perché sono rosa. Mi ricordano un po' quelle per Pokémon Rosso Fuoco. Anzi, rosso, veramente, non Rosso Fuoco. Attenzione perché Pikans. Resta ancora la teoria che il corpo di Ekans è perfetto. Attenzione ad Oddicate. Wow! Ma è bellissimo! È orripilante appunto giusto. Ma non è la fusione del giorno. No, no, oggi la fusione del giorno è Raticate tutto incapocchiato. Però non è detto che possa vincerla qualcun altro prima che termini l'episodio, Aspetta un secondo, aspetta. Cavolo, mi piace tantissimo. La silhouette è bellissima, spero che ne valga la pena. Stavo pensando proprio una cosa in questo momento. Di dividere Poliwag e Charmeleon e magari far evolvere Poliwag e vedere che cosa poteva diventare. Diventa questo. Non mi dispiace. Charwirl si chiama ora. Attacco speciale 42. Natura Lax, quindi aumenta la difesa e diminuisce la difesa speciale. Vabbè, non è malaccio, dai! Allora, mi si è buggata la registrazione per qualche secondo, quindi non c'è l'audio per un paio di minuti, ma non è importante perché sono andato a bordo della SS Anna e ho trovato diversi Pokémon fusi carini, tipo questo Meowlith, e basta, perché poi l'audio ha ripreso a registrare, quindi... Beh, però è bello Meowlith, insomma, ci sta, sembra un po' Homer Simpson con la barbetta, ma ok. Polychop, oh mio Dio, no. Shelmer, Shelder più Grimer. Insomma, Magikul. Oh, subito via. Oh mio Dio, che brutto. Voltkull, che bello. Magnechu è bellissimo. Pikachu fatto di magneti è bellissimo. Grulpo, che bellissimo. È un cagnone ciccione. Ma che bello. Ponyta più Voltorb, wow! Ma è stupendo! Ne voglio 10! Sichu! Sil più Pikachu, ma che bello, guardalo! Ma come c'è lui, oh! Guardalo! Questo è uno dei sette saggi, ehi! È il momento di andare dal capitano, però c'è prima il nostro rivale da affrontare. Mi ha fatto buongiorno, Link. Prendi in francese, bonjour. Ti dico bonjour. Quindi che facciamo? Lottiamo? Credo che le cose ora si facciano interessanti perché il suo Pokémon si è evoluto. Bursar. Beh, allora, io nel primo episodio dissi: ah, ma allora alla fine il nostro avversario avrà Venus Toys. Però non sarà Venus Toys perché ha scelto di avere come base Squirtle. Vabbè, dai, questo è troppo semplice. Hanno messo una perla in testa a Kadabra. Però vabbè, vinto. Attenzione, si evolve Mimehut, a cui ho dato condivide esperienza apposta per evolvere. E qua ci starebbe anche la reversa a questo punto.
Sembra un tut shiny, però uno shiny cursato. È il momento di affrontare la palestra. Lui userà tre Pokémon e quindi anche io devo usarne tre. Bene, eccoci qua, Light Surge. Si era buggato il gioco, eh? Non mi faceva trovare i pulsanti. Bello, Volbi! Ehi! Hai capito? Vai, Body Slam! Cavolo, 24 è tanto forte. Potrebbe essere la fine. Chi manda ora? Pika 8! Ui! Ma è stupendo! Devo catturare un Pidge e far evolvere in Pidgeotto e poi fornirlo con Pikachu perché è bellissimo! Un po' debole, ma è bello! Ah, mi ha staticato. Oddio, Raibuz. Oh, Raibuz. No. Ma quella faccia cos'è quella faccia? No. No, quella faccia non la vorrei mai vedere. No. Ah, Citrus, bene. Thunder Punch. Oddio, che dolore, Thunder Punch. Thunder Punch, buono pugno. Ok, Mimaul andrà KO con un attacco elettrico e basta. Quindi dobbiamo fare del nostro meglio. Yo, bro, eccomi qua per il rematch. Non fa male, non fa male, non fa male. Fa male solo a te. Oh yeah. Fire Fang. No, mi ha paralizzato. È andato. Vabbè. Doveva andare così comunque, proprio era calcolato. Ma comunque, allora, se non becco statico la prima e non lo becco neanche la seconda, è top. Va bene, non c'è problema, non c'è problema alcuno. Vai. Mandiamo Mimaul. Mimaul serve a far ricaricare ovviamente il nostro amico Ratman e poi possiamo attaccare alla grande. Oh, critico, attenzione. Ok, si è ricaricato quindi Quick Attack da parte nostra, ma anche da parte sua. Ok, un altro Quick Attack e... Oh, cavoli. Ha vinto un'altra volta lui, mi sa. No, forse no. Vai, let's go! Oh yeah! Così si fa! Così mi piace! Yeah! Attenzione, c'è uno che mi informa che posso partecipare alla Trainer House Challenge a Viridian City. Ah, ok, ci sono anche premi spettacolari. Aspettiamo di vederti. Teletrasporto. What? Bene, prima di concludere allora qualche fusione pazza, la prima cosa da fare è vedere la reverse, perché non mi fido sinceramente, di Mimaul. Che roba vuole diventare, dai. Però è sempre un Mime Junior alla fine. Guarda, è un po' meglio, è un po' meglio. Col cappello da notte in testa, Noct Junior, carino il nome. Ah, ora che ha le mani. Oddio, c'ha le mani da Super Mario ora. Polymirion, no, brutto, sempre brutto. Vediamo la reverse però di Battergy. Carino, ma no. Vediamo un po' Mankey e Charmeleon che cosa possono diventare. No. Bah, guarda, meglio quella di prima quasi. Ho paura che non sia male. Poliki. Vediamo però la fusione reverse tra Mankey e Raticate, perché quella con Raticate e Mankey l'abbiamo già vista. No. Direi che è un buon momento per concludere il video. Vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!